tutto quello che accadrà con il GDPR è un percorso lungo e che richiede parecchi passi. Nel corso degli incontri fatti con diversi clienti o potenziali clienti, ci è sempre capitato di trovare chi andava a cercare di risolvere questo problema un po' come se fosse una tassa, un aspetto burocratico. Pago quello che devo pagare, mi levo il problema di torno. Il problema del DPO, pago il commercialista, pago l'avvocato, magicamente ho risolto il problema del DPO. Il mio personale, gli modifico le informative e tutti sono a posto. Come avrete capito, la questione è molto più problematica. Quella domanda, la domanda delle domande, come la chiamo io, che vi ha riportato Laura, la ACME deve adeguarsi al regolamento europeo, è quella che fino adesso ci ha guidato negli ultimi 2 anni. Noi abbiamo iniziato a lavorare sul fronte GDPR poco prima che venisse approvato veramente dall'Unione Europea, quando era ancora in draft. E al forum di security del 2016 ne abbiamo parlato per la prima volta. La gente ci guardava come se fossimo degli alieni. Nessuno, quasi nessuno all'epoca sapeva cos'era. Adesso invece è sulla bocca di tutti. Io mi chiedo quanti di voi si sono fatti quella domanda e magari si sono dati la risposta, quella che diceva Laura: sì, il mio problema sono i dati HR o sono i dati amministrativi, perché di fatto io, anche se produco armi, satelliti o quello che vi pare, questi dati non rappresentano dati personali, quindi non è un problema. Quanti di voi hanno pensato di essere esenti da questo punto di vista? Alzate la mano, sono curioso. Nessuno, nessuno si è posto la domanda e nessuno si è dato una risposta. Beati voi. Fino adesso tutti i clienti che ho incontrato, anzi non tutti, qualcuno era già più consapevole, ma in molti mi hanno detto: no, a noi il GDPR non ci tocca, non è un nostro problema. E alla terza domanda che gli andavo a fare saltavano fuori tutti quei dati di cui ha parlato Laura. Quindi, come vedete, è un problema complesso. Andiamo a capire come la tecnologia in qualche modo possa aiutarci a proteggere il patrimonio informativo aziendale. Come va detto Laura, non esistono ad oggi e non esisteranno in futuro dei prodotti col bollino blu che io compro e magicamente risolvono il problema. Questo perché qualunque prodotto può essere calato nella rete aziendale, configurato, utilizzato in un modo diverso, e perché di fatto ogni realtà è diversa da un'altra. Cioè, non immaginiamo la differenza tra un abito confezionato che trovate da dove vi pare e un abito sartoriale. Questa è esattamente la stessa differenza. Le aziende è come se avessero le braccia sbilenche, una gamba più lunga dell'altra, i piedi diversi e così via. È impossibile pensare di avere un prodotto col bollino blu che risolva tutti quanti i problemi. Iniziamo con lo sfatare qualche mito. Quando mi confronto con i clienti, mi capita spesso di domandare come proteggono tutti i vari device aziendali, siano essi desktop, portatili, smartphone, tablet e così via. Questo perché in molte occasioni ci è capitato di confrontarci con aziende che investivano pacchi di soldi sulla protezione del perimetro aziendale e probabilmente dei server e tutte quelle macchine stanziali, cioè quelle che in realtà stanno già dentro il bunker, pensando, per logiche un po' arcaiche, un po' obsolete, che in realtà stesse lì il valore dell'azienda. Quindi, quando vado a fare questa domanda, la prima delle risposte che ricevo è che la perdita o il furto di un device è un evento raro. Le statistiche del 2015 del solo Terminal 5 dell'aeroporto di Heathrow ci dicono una cosa diversa. Moltiplicate questi numeri per tutti i terminal di quell'aeroporto, per tutti gli aeroporti internazionali, le stazioni, i bar, i ristoranti, le macchine che vengono aperte tutti i giorni anche qua a Roma, e immaginate quanti sono i computer, i device in generale che vengono persi o rubati. Sono una quantità mostruosa e solo poche volte ritornano nelle mani del legittimo proprietario. In molti casi vengono sottratti o vengono rimessi poi all'asta, rivenduti truffaldinamente, senza essere ripuliti. Se siamo fortunati, la persona che andrà a recuperare quell'iPad perduto lo piallerà e lo utilizzerà per i cavoli suoi. Se è una persona curiosa e se il dispositivo non era adeguatamente protetto, andrà a frugare nella nostra vita privata o professionale. Quando mostro questi numeri, si passa alla seconda risposta, il piano B. Vabbè, che conterranno mai di così importante? Mica abbiamo i segreti della NASA dentro.
Beh, di fatto potrebbero contenere foto personali che incidono la sfera personale, non aziendale, ma molte persone fotografano documenti, contratti e quant'altro, informazioni che sono di carattere aziendale e non più personale. Ci sono documenti, come al solito, personali e aziendali e magari anche gli accessi a una serie di servizi di cloud storage aziendali o personali. Quindi potremmo avere gli account Google Drive piuttosto che gli account Dropbox, dove ci capita dentro di tutto. Perché giustamente noi potremmo anche dire, vabbè, ma quello è l'account Dropbox di Michelangelo Betti, chi se ne frega? Peccato che Michelangelo non è stato adeguatamente informato dei rischi che corre e va a metterli dentro i documenti aziendali per la semplice comodità di accedervi ogni volta che ne ha bisogno. Questi dispositivi non sono pericolosi solo per ciò che contengono, ma anche per ciò che consentono di estrarre, perché se l'utente, sempre mal informato, non va a cambiare la password, chi riceve questo dispositivo, chi l'ha rubato, chi l'ha trovato e così via, continuerà ad accedere alla mailbox, alle mailbox di questa persona. E come se non bastasse, potrebbe usare i client VPN per accedere, come se fosse un cavallo di Troia, alla rete aziendale. Ed ecco qua che quel famoso perimetro che siamo andati a proteggere con tutte le nostre forze è appena andato a farsi benedire. Quindi un semplice device perso, non protetto adeguatamente, non formattato da remoto, con un utente che lo usava in maniera sconsiderata, diventa il buco più grosso che la vostra azienda può avere. Non so se vi ho dato un po' l'idea dei rischi che corriamo tutti i giorni, anche noi in questa sala. Quanti di voi hanno cose di questo tipo sul proprio device personale o aziendale? Alzate la mano. Quanti di voi? Non è nessun home banking. Ah, l'home banking. L'home banking però è un problema personale. Un'altra domanda, quanti di voi abitualmente salvano documenti aziendali sul proprio profilo Drive, Dropbox e così via? Siate onesti, dai. Siamo in bella compagnia, lo facciamo tutti, siamo tutti dei disgraziati da questo punto di vista. Siamo il pericolo più grande che corre la nostra azienda, c'è poco da fare. Quando parliamo del regolamento europeo, tutti quanti, chi magari non l'ha letto, chi l'ha letto ma non ha approfondito, si chiede che cosa prescriva. Perché tutti si aspettano una lista puntuale, una to-do list di cose che dobbiamo fare. E se la facciamo siamo automaticamente compliant. Da questo punto di vista il regolamento europeo non ci dà grande aiuto. Perché di fatto dice molto semplicemente che dobbiamo mettere in pratica tutte le contromisure adeguate al tipo di dato e quindi di rischio che andiamo a correre. Le uniche due cose che cita sono la cifratura dei dati e la pseudonimizzazione. Perché la cifratura in particolare? Perché la storia ci insegna che l'unico modo per far sì che un dato sia visibile, leggibile soltanto dal diretto interessato, solo da chi ne ha diritto, è renderlo illeggibile a tutti gli altri. Molto semplice. Per questo si sono fissati su questo aspetto. Sappiamo però che quando il GDPR, che appunto a volte rimane un po' vago, non dice una cosa esplicitamente, o quindi non va a modificare una prassi o una normativa precedente, vincono ancora le vecchie normative. Quindi in particolare in Italia, dove avevamo il castello normativo più robusto di tutta l'Unione Europea, e non è per una volta, siamo quelli bravi, almeno una volta ci è toccato, il famoso codice della privacy e tutti i provvedimenti successivi del garante, piuttosto che anche le normative specifiche per la sanità, per la pubblica amministrazione, per il mercato bancario assicurativo, continuano ad essere validi. Quindi se andiamo ad analizzare questa pletora di normative vigenti o superate, e basandoci sul concetto del RID, l'acronimo di cui va parlato Laura, riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, possiamo andare a individuare una serie di contromisure tecnologiche che possiamo applicare per abbassare o annullare eventualmente il rischio che un data breach avvenga e con tutte le sue brave conseguenze. Okay? La prima di tutte è l'encryption, accidente, quella che il GDPR cita veramente. Quindi andare a cifrare i dischi locali dei computer che tipicamente contengono dati sensibili, anche se pensiamo che non sia così, succede sempre,
e tutti i file che possono circolare liberamente anche al di fuori del perimetro protetto. L'endpoint protection, che come vedremo non è sinonimo di antivirus, ma è un qualcosa che va molto oltre, per andare a evitare che queste macchine diventino dei cavalli di Troia. Dopodiché abbiamo la gestione dei dispositivi mobili. Perché? Perché abbiamo visto che possono essere facilmente persi e rubati e possono diventare un boomerang per l'azienda. Ce ne sono anche altre di cose da fare. Non ho citato le classiche cose come la cifratura del canale di comunicazione, ormai obbligatoria. Non ho citato la cifratura e la pseudonimizzazione dei dati nei database. Non ho parlato, ad esempio, di ciò che riguarda la gestione a norma di log o il tracciamento delle sessioni privilegiate, quelle che i nostri amministratori IT fanno quando accedono a sistemi che contengono dati personali. Ce ne sarebbero tante altre da citare. Oggi ci focalizziamo su queste. Se poi, ad esempio, siete interessati a tutto ciò che riguarda il mondo database, l'8 di maggio faremo un altro evento dedicato a, appunto, la protezione dei database, in particolare di quelli basati su MySQL. Andiamo a vedere rapidamente cosa significa una di queste tre voci. Intanto sappiamo che una password non ci protegge praticamente per niente, o non protegge in alcun modo ciò che il nostro disco locale contiene. Perché? Perché estrarre i dati da questo disco è di una banalità disarmante. È un'operazione che una persona addestrata compie in 1 o 2 minuti, non di più, a prescindere che si tratti di un desktop o di un notebook. Una volta estratto il disco che contiene dati sensibili, può essere analizzato con tutta la calma del mondo, con un banalissimo connettore serialata USB da 10 euro, quell'utente malintenzionato può accedere ai dati contenuti nel file system, bypassando qualunque sistema di protezione cretino con la password, magari del file system. Questo, peraltro, è uno dei tanti modi che potremmo fare. Usare un disco di ripristino di Windows e fare un ripristino parziale, potremmo andare a bypassare la password in altri modi, esistono n.000 sistemi. Quello che vi voglio far capire è che estrarre quei dati è di una banalità disarmante. Se quel disco fosse stato cifrato con sistemi nativi come ad esempio il BitLocker di Microsoft o l'Apple File Vault, appunto della Apple, sarebbe stato tutto diverso, perché quel disco estratto e attaccato a una macchina esterna sarebbe stato illeggibile, del tutto illeggibile, e quindi avrebbe vanificato l'azione di quell'utente. Al massimo abbiamo perso il costo di quel disco, che è di una banalità, insomma, enorme, quanto può costare il disco. La file encryption invece si pone un obiettivo abbastanza diverso, perché sappiamo che i dati possono essere estratti anche una volta che il PC è sbloccato, potremmo essere noi stessi i nostri nemici. Sappiamo che i nostri file ogni giorno compiono dei chilometri virtuali, sono utilizzati dai dipendenti, dai consulenti, da firme esterne e vengono salvati in ogni dove: dischi locali, dischi rimovibili, servizi di cloud storage, cartelle di rete, eccetera, eccetera, eccetera. Alcuni di questi, pensate ai pendrive, dispositivi rimovibili, quanto possono essere facilmente persi, prestati a qualcuno, rubati. Come possiamo andare a garantire la confidenzialità dei dati contenuti in questi oggetti che abbiamo visto? E quindi rispettare anche il principio del need to know, cioè far sì che le persone trattino, accedano a dati solo quelli che sono utili per la loro funzione aziendale e per il loro lavoro. C'è un modo per farlo, è l'unico modo, il più banale: cifrarli, perché un file cifrato rimane tale a prescindere da dove si trova. Quindi se io ho un file cifrato con le chiavi aziendali, quelle del gruppo per il quale lavoro, ad esempio il gruppo marketing, ma potrebbe essere il gruppo HR che usa la chiave di gruppo, questo file sarà cifrato anche quando sarà all'interno di una cartella condivisa. Quindi vado a proteggere quel dato non più semplicemente applicando delle access list a quella cartella, ma anche un amministratore IT che per sua natura accede al disco locale di quel server, se cercherà, perché ha tempo libero, perché si vuole fare i fatti di un suo collega, cercherà di accedere alle schede dei dipendenti o ai cedolini degli stipendi, non riuscirà ad aprire quel file perché non disporrà delle chiavi giuste. Allo stesso modo, se io stupidamente vado a mettere dei dati aziendali sul mio Dropbox personale, che magari è protetto da una password banalissima,
Dropbox, o perché la mia password è stupida, o perché magari viene colpito da un attacco su larga scala, viene bucato, di fatto non ci sarà un data breach, perché quel dato sarà illeggibile. State bene attenti, tra le varie deroghe che sono previste dal GDPR per ciò che riguarda le sanzioni e le varie conseguenze successive, la cifratura è l'unica praticamente come deroga. Di fatto, perché un data breach avviene se il dato poi diventa leggibile a qualcun altro, ma se io ho tirato via un file cifrato non leggerò niente. In questa slide riassumo ciò che vi ho detto. La full disk encryption e la file encryption sono complementari tra loro. La prima protegge il contenuto, la seconda protegge il contenuto. Quindi potete, anzi dovreste applicarle entrambi. Certo, se applicate la file encryption, comunque sia, anche una persona che va a staccare il disco probabilmente non riesce a accedere a quei dati. Se sommate le due cose avete il non plus ultra, anche perché tipicamente una suite che gestisce uno degli aspetti gestisce anche l'altro, quindi a quel punto perché non fare entrambi? Giovanni. Sì. Allora, la soluzione di Sophos riguardo il discorso della cifratura si chiama Safeguard. Questa è una delle soluzioni di cui vi ho accennato prima velocemente quando ho parlato della timeline. Allora, una soluzione modulare, e quindi significa che io teoricamente posso prendere diversi moduli in base a dove devo cifrare i dati, quindi devo cifrarli per esempio dati locali sulla macchina o devo cifrare dati in cloud. Fermo restando che, come ha detto Michelangelo, noi ci differenziamo sul discorso di cifratura o di file o di disk encryption. Quindi normalmente quello che proponiamo è: ok, cosa vuoi cifrare? File, perfetto, hai la licenza file encryption. Cosa vuoi cifrare? I dischi, hai la licenza disk encryption, oppure una licenza che include tutto. E in realtà la file encryption si differenzia quindi in una, o meglio, è una licenza che include la cifratura ovunque essa si trova. I file possono stare in cloud, locali, su chiavette rimovibili. Se io per esempio prendo un file, lo sposto su un dispositivo esterno, può succedere, quella è un'operazione che magari può portare al cifratura del file, giustamente, con delle policy che ad hoc fatte apposta per quel tipo di trasferimento di file. E la soluzione è centralizzata, quindi ho una console, posso gestire centralmente le chiavi, i certificati degli utenti, gli utenti stessi, perché comunque la cifratura la posso applicare ai gruppi di utenti o a utenti singoli. Non è che devo per forza fare una cifratura, una policy unica, ma posso andare anche nel particolare. E gli ambiti sono diversi, è certificata FIPS, è certificata comunque Common Criteria, è una soluzione leader di mercato, davvero. Se guardate un po' gli analisti di mercato, da Gartner per chi lo considera, a Forrester per chi lo considera, sono tutte soluzioni leader di mercato, è una soluzione leader di mercato per tutti questi analisti. L'altra parte, la cifratura del disco totale, abbiamo visto a cosa serve, è compatibile, la soluzione è compatibile interamente sia per Mac che per Windows, quindi significa comunque per noi Mac e Windows sono alla pari a livello di comunque di cifratura del dato, e in genere noi ci appoggiamo per un discorso di performance e di comunque di compatibilità, ci appoggiamo ai protocolli nativi, quindi al FileVault per la parte Apple e il BitLocker per la parte Microsoft. Quindi ci appoggiamo a quelli per il discorso cifratura del disco. Adesso invece volevo farvi vedere, giusto perché è interessante anche un po' anche per sfatare un po' i miti della cifratura, cioè il fatto che è complicata da gestire, che è difficile mettere comunque delle policy di cifratura, o anche del fatto per esempio che magari è difficile da mettere in comunicazione il discorso dei file, della cifratura dei file con magari il cloud o con le chiavette, eccetera. Invece adesso voglio vedere proprio com'è semplice alla fine cifrare dei file e soprattutto accedere ai file cifrati. Questi sono dei video, dei piccoli video che sono più o meno uno o due minuti l'uno, quindi niente di impegnativo, però vi fa vedere praticamente come si sviluppa, come deve effettivamente fare l'utente per accedere ai file. Io semplicemente adesso accedo alla cartella, c'è un file lì con un'iconcina verde che l'unica cosa che mi indica è il file cifrato, non ho nient'altro, l'estensione è la stessa, il file identico, è un doc, questo è un sistema Mac come vedete,
e accedo al file in maniera totalmente trasparente. Il file è cifrato, quindi significa che comunque l'utente lo può accedere. Adesso se io lo apro con un'altra applicazione, vedete che il file, che non è Word, vedete che il file è illeggibile. Questo è un aspetto importante delle soluzioni di cifratura di ultima generazione, soprattutto quella Sophos. Perché? Perché in effetti io non voglio che il file, questo è l'ambiente Windows, questo discorso lo faccio vedere perché comunque fate vedere che è identico l'aspetto e la user experience. E perché effettivamente se io apro un file cifrato con un applicativo riconosciuto, sono comunque sicuro che quel file lo accede non solo la persona ma anche l'applicativo giusto. Mettiamo un esempio che io invece utente eseguo il file, o meglio, eseguo un applicativo non riconosciuto, per esempio un virus. Arrivo io, clicco su un file, questo è un Android, quindi vediamo anche l'aspetto mobile. Io eseguo un applicativo, l'applicativo è un applicativo non riconosciuto dal sistema, è un malware poi tra l'altro, quell'oggetto viene eseguito con le mie credenziali, quindi ha accesso al sistema di cifratura, al mio portachiavi. Se io non avessi il vincolo applicativo, quell'oggetto potrebbe accedere comunque ai file cifrati. Quindi chi non ha il vincolo applicativo come soluzione di cifratura è comunque vulnerabile a questo tipo di problema. Ok? Quindi è importante anche l'aspetto applicativo, non solo l'aspetto dell'utente e della macchina, comunque del device da cui accedo al file. Invece adesso vediamo un altro video. Eccolo qua. Vediamo invece come anche qui si aprono, diciamo, i file, quindi rispetto alla cloud collaboration. Quindi io quando metto un file fondamentalmente in un sistema cloud storage, come magari utilizziamo. Io adesso metto, ho aperto Dropbox, faccio l'upload del file normalmente, prendo il file contract.docx, quello di prima, che è cifrato, e faccio l'upload. Ok, a questo punto passo, fa vedere ovviamente che l'anteprima, come vedete l'anteprima non c'è in questo file, perché è cifrato, ovviamente Dropbox, in questo caso web, non è in grado di leggermi un'anteprima del file, questo vi dimostra che è cifrato. Andiamo su un iPad, come in questo caso, ho un applicativo che si chiama Secure Workspace di Sophos, che si integra con le chiavi di cifratura e che mi permette di leggere in maniera trasparente il file cifrato direttamente dall'account Dropbox, cioè io lo connetto alla parte Dropbox. Passiamo ad Android, stesso concetto, clicco sull'applicativo, clicco sul file contract.docx, downloading, decrypting, quindi ci sono tutte e due le operazioni, apro con Word e mi apre il file in maniera totalmente trasparente. Vedete, non devo aggiungere password, non devo mettere nulla in questo momento, io ho le chiavi di cifratura e quindi accedo al file in maniera totalmente trasparente. Adesso andiamo su un ambiente Windows, accedo all'account Dropbox anche da qua. Questo potrebbe essere un utente che ci ha rubato le credenziali, ad esempio. Per esempio, esatto. Apro il file contract.docx, docx, scusate. Faccio il download in realtà del file. Il file è leggibile, bloccato. Non posso, cioè leggibile, scusate, non posso accederlo, non è illeggibile. Se lo accedo con una, dico ok, utilizzo un altro applicativo, anche qui utilizziamo un applicativo che non sia Word, utilizziamo un altro applicativo, va bene, non lo leggo, rimane comunque bloccato. Quindi molto semplice, era per farvi vedere un po' la semplicità, no, dell'utilizzo del quotidiano proprio dei file cifrati. Adesso vediamo invece un altro video che è invece un altro aspetto importante, che è la condivisione esterna dei file. Cioè se io devo condividere con una persona esterna un file cifrato, posso adottare uno strumento molto semplice che mi consente sempre l'applicativo Sophos, cioè quello di creare un contenitore con password e poi utilizzarlo per inviarlo a persone esterne. A questo punto faccio il clic destro con del file, inserisco la password,
c'era proprio la voce crea contenitore con password, creano, di fatto crea un file HTML. Perché un file HTML? Perché di fatto l'HTML diventa un contenitore per, adesso lui lo lega a una mail, un contenitore che mi permette non solo di inserire la password, ma anche di ovviamente leggere il file inserito all'interno, quindi diventa un container proprio cifrato, il file HTML. È stato scelto questo formato perché è compatibile. E non ho bisogno di lettori esterni per leggere questo file, lo posso leggere da qualsiasi parte, mobile, dispositivo mobile o comunque fisso o portatile che sia, Mac o Windows, e non ho bisogno di lettori esterni. Quindi lo invia per email, perfetto, arriva l'altra persona che lo riceve. Ecco qua, quindi file HTML. Eseguo, lo apro e effettivamente mi apre la pagina del browser predefinito con l'inserimento della password. Ovviamente se sbaglio password, questo, quello che compare è errore, quindi non posso accedere ovviamente al file interno. Se invece inserisco la password corretta, mi permette di salvare il file e di poterlo leggere in chiaro. Ovviamente poi questa interfaccia mi consente anche di riutilizzarla, questa interfaccia, per rimandare a mia volta un file cifrato, quindi di creare un container con dentro un file cifrato. Quindi posso anche riutilizzare quel contenitore per ricifrare il file se voglio. Ad esempio faccio una modifica e poi lo ricifro se voglio. Infatti mi sta modificando il file. Come vedete, i cambiamenti alla user experience in realtà sono scarsissimi. Pochissima roba. Poi, cioè, gli utenti continuano a usare i software che hanno sempre usato, Word, PowerPoint, quello che vogliono, Excel, e di fatto continuano a fare quello che facevano. Però siamo sicuri che durante il transito e nei luoghi insicuri i dati continuano a essere protetti. Tra l'altro questa, ce ne per dire, è una soluzione che comunque lavora, tra virgolette, anche offline, nel senso che io non ho bisogno di avere un collegamento con servizi esterni o con la console di gestione per fare questo tipo di lavoro. E quello è un agent che io installo sul mio PC, sul PC aziendale, che mi permette quindi di lavorare anche offline, semplicemente con delle policy che ovviamente poi avrò dalla console centralizzata, però non ho bisogno di un collegamento diretto come altre soluzioni magari fanno. Qui chiaramente posso anche vincolare la password a dei criteri per stabilire, posso anche dire deve essere classico, esempio almeno 8 caratteri con complessità magari di un certo tipo, eccetera. E quindi ecco l'utilizzo per, ok, questo è un po' l'aspetto di external sharing. E l'altro aspetto invece riguarda un componente importante si integra con la parte nostra di Endpoint Protection, e cioè significa che praticamente io, questo qui è il nostro client di Endpoint Protection, e per esempio questa è un'email chiaramente di phishing, vabbè, chiaramente, ma qualcuno magari non è chiaro, però normalmente è un'email di phishing. Questa mail fa delle cose a livello proprio di sistema che non dovrebbe fare, e attiva delle macro fondamentalmente, e il suo host endpoint rileva che c'è stato un malware, un problema di sicurezza. Ora, il suo host endpoint ha un'interfaccia di comunicazione che si chiama ARBIT, eccolo lì, Security ARBIT. Questo ARBIT è un servizio che comunica con l'agente di cifratura, tra l'altro. E che significa, esatto, cosa fa? Dice all'agente di cifratura: guarda, il sistema è compromesso, c'è un problema di sicurezza, revoca temporaneamente le chiavi di cifratura, perché il sistema in quel momento non è sicuro. Revocando le chiavi di cifratura, io sto dicendo che impedisco a chiunque, sia all'utente che a chiunque altro nel sistema, anche oggetti malevoli, di poter andare a leggere i file cifrati. In quel momento i file cifrati non possono essere letti da nessuno, e questo mi garantisce l'integrità del file, ma anche ovviamente la riservatezza. Poi a quel punto
Una volta che il sistema lancia il tool di scansione, se è visto, se è comparso per un attimo il tool di scansione e di pulizia che è partito, tutto si ripristina, quindi a quel punto l'interfaccia Arbit dice guarda il sistema è pulito, l'agent di cifratura riceve questa comunicazione, ripristina le chiavi, ricontatta la console in realtà e ripristina le chiavi di cifratura e tutto torna normale. Tempi tecnici di tutto quanto, parliamo di circa, possiamo andare al massimo 3-4 minuti se il sistema è lento a fare pulizia della macchina, quindi parliamo di 20 ore, parliamo di 3-4 minuti in cui in quel momento i file cifrati sono inaccessibili a chiunque. Ah, come avete visto la soluzione è estremamente interessante, personalmente io sono sempre stato grande amante della cifratura perché abbiamo visto che le access list vengono bypassate con estrema facilità e abbiamo visto che alla fine sono gli utenti a commettere le fesserie. In questo modo siamo sicuri che gli errori umani più banali possano essere, diciamo, in qualche modo controllati. Considerate che circa il 60% degli attacchi gravi, quelli veramente gravi del 2016, sono attribuibili a errore umano. Quindi dobbiamo, oltre che istruire i nostri utenti per evitare che caschino nelle trappole più banali, fare in modo che siano aiutati a difendersi da loro stessi. Da questo punto di vista, gli endpoint sono come dei castelli che sono attaccati dall'esterno, ma anche dall'interno. Perché gli utenti di fatto continuano ad abbassare i ponti per far entrare i nemici dentro. Qual è, secondo voi, l'attacco che al giorno d'oggi fa più paura in assoluto? Social engineering. Uno, poi? Ne parlano anche i telegiornali ormai, e quando ne parlano i telegiornali vuol dire che ormai il tema è sdoganato. Ransomware. Esattamente. Il ransomware. Per quello vi dicevo che endpoint protection al giorno d'oggi non vuol dire più antivirus, perché la quantità e la qualità dei malware e delle minacce che ogni giorno vanno a sfidare i nostri sistemi, i nostri investimenti e i nostri utenti sono moltissime. Il ransomware è una di quelle cose che fa più paura al giorno d'oggi per tanti motivi. Intanto perché le aziende non sono preparate per affrontarlo e per difendersi, questo è pacifico. Dall'altra parte, perché mentre i malware tradizionali tipicamente vanno a minare l'operatività della macchina, ma è un danno contenuto, i ransomware vanno a minare i tre capisaldi: riservatezza, integrità e disponibilità. La riservatezza, perché conosciamo dei ransomware che estraggono i dati dalle macchine prima di cifrarli, quindi tutto ciò che era contenuto non sappiamo dove va a finire. L'integrità, perché quei dati vengono, se non paghiamo, vengono corrotti. La disponibilità, perché diventano inaccessibili per tutto il tempo in cui noi di fatto siamo buttati fuori. Notate bene che pagare, anche se nella maggior parte dei casi vi restituisce i dati, di fatto non è la soluzione, perché il data breach comunque è avvenuto. E ormai l'avete capito, a fronte di un data breach conclamato parte la cosiddetta data breach notification, cioè dobbiamo comunicare al garante entro 72 ore ciò che è accaduto, come è accaduto, quali sono le azioni che abbiamo fatto per cercare di contenere il danno. Ma la notifica va fatta non solo al garante, va fatta anche a tutti gli utenti interessati. Quindi il problema è anche in termini di immagine dover comunicare ai nostri utenti: signori, purtroppo sono stato attaccato, i vostri dati, salutateli, se vi capita un furto di identità in bocca al lupo. È un problema non trascurabile, perché pensiamo ad esempio un tempo, pensiamo al mercato bancario, assicurativo, la differenza stava sui costi, sugli interessi attivi o passivi, o sul costo di una polizza auto, facciamo un esempio. Il mercato si sta muovendo in maniera diversa adesso, intanto perché la concorrenza si è un po' appiattita sotto certi punti di vista, ma perché le persone sceglieranno col tempo un'azienda piuttosto che un'altra anche in funzione di quanto e come protegge i propri dati. È quello che diceva Laura prima. Pensate al giorno d'oggi, voi aprireste una mailbox gratuita su Yahoo dopo che una volta al mese viene bucato? Vi sentireste al sicuro ad aprire una mailbox personale? Probabilmente no. Anni fa
nessuno se ne sarebbe preoccupato. Oggi che c'è una diversa consapevolezza, sicuramente li affidate più a Gmail che a Yahoo, ma a qualunque altro provider, ma sicuramente non Yahoo. Perché? Perché il terrore o la certezza che la vostra mail e i dati in esso contenuti saranno compromessi vi spingono a non sceglierlo. Se questo accadesse con le banche, con le assicurazioni o con qualunque altro provider di servizi, decidete non a piacere, che viene bucato e i vostri dati vengono messi alla berlina, state pur certi che diventerà una chiave di differenziazione importante questa linea. Ok? Giovanni, di nuovo. Vediamo quindi la soluzione che riguarda appunto la parte di endpoint protection. E noi mettiamo in genere questa slide per fare un'analogia con il sistema di sicurezza di una banca, no? Dove appunto diciamo, ok, abbiamo la nostra la persona, comunque la guardia giurata che sta fuori dalla banca e controlla chi entra. Poi c'è anche una, magari una, un suo collega che sta dentro e vede chi è entrato, quindi vede il comportamento di chi è entrato dentro, più i sistemi di videosorveglianza e quant'altro. E quindi com'è il sistema invece di endpoint? Sono se alla fine ha in una l'unica soluzione ne ha quattro, che sono esplicitate in due per quanto riguarda la preesecuzione, cioè sarebbe la persona che sta fuori, e due invece per quanto riguarda la post-esecuzione, o meglio chi sta dentro, quindi che già sta eseguendo l'applicazione che è già in esecuzione. La classica soluzione antivirus è quella, la prima che vedete lì, è in preesecuzione, io ho le facce conosciute delle persone, quindi so quali sono i cattivi e li blocco ovviamente in ingresso, così succede normalmente con un antivirus tradizionale. In realtà poi ci sono altre tecnologie che devono essere utilizzate per essere comunque per una sicurezza che non dico il 100% perché sapete che non esiste, ma che si avvicina al 100%. Una è il machine learning. Oggi se ne parla parecchio, le soluzioni di machine learning in ambito sicurezza esistono, molti vendor sono anche verticali e fanno unicamente quello. Sappiate però che c'è un problema, molti soffrono di problemi di falsi positivi, perché la soluzione esiste, però ha comunque alla fine ha problemi nel rilevare troppo rispetto a quello che effettivamente si presenta. Quindi che significa? Che comunque la soluzione machine learning esiste, va messa attualmente, funziona bene. Sophos l'ha ereditata da un'azienda acquisita già presente sul mercato, un'azienda americana che è conosciuta anche qui tra gli analisti di mercato e che permette di verificare un sospetto, un file sospetto in preesecuzione attraverso il controllo di attributi di applicazione. Quindi significa che nel caso della persona che entra in banca verifica se ha la mascherina, se ha il sacco sulla spalla, se ha la barba, il tatuaggio, una serie di cose, identifica tante, ovviamente, non 3-4, identifica tante e quindi riesce comunque a fare un lavoro in preesecuzione. Che succede se comunque il processo va in esecuzione? Il processo a quel punto è entrato, della banca, mettiamola così, è entrato e a quel punto ho due tecnologie che lavorano a livello di controllo della prevenzione degli exploit, o meglio degli attacchi. Faccio un esempio per dire che cos'è un exploit. È un attacco in genere che sfrutta una vulnerabilità, conosciuta o meno, nel senso la vulnerabilità voglio dire, può essere resa pubblica, in questo senso conosciuta, oppure meno, quindi nel senso non è pubblica ma qualcuno la conosce. In questo caso c'è un exploit prevention che lavora non più su firme chiaramente virali, ma lavora su un concetto di riconoscere le tecniche di attacco, ok? Che sono ben identificate e sono allo stato attuale sono 25 tecniche. Quindi ogni malware di fatto utilizza due o tre di queste tecniche per portare a compimento un attacco sulla macchina. Riconoscendo queste tecniche posso andare a rilevare alla fine i malware anche quelli sconosciuti alle firme virali. Il comportamentale lavora nella stessa maniera, ma fa anche altro. Adesso vedremo una cosa che fa il sistema comportamentale, cioè significa l'analisi delle operazioni di un processo all'interno del sistema. C'è una soluzione che è molto specifica per il ransomware, che io definisco l'estrema ratio, proprio perché è proprio l'ultima che entra in gioco quando tutte le altre ormai sono state bypassate, che va a ripristinare eventuale file cifrato da un ransomware. Perché, allora, Sophos ha questa tecnologia interessante, non si appoggia a servizi di sistema, non si appoggia a nulla, che sono poi servizi che vengono bypassati nell'immediato dall'attacco ransomware.
si appoggia invece su un servizio proprio che fa una sorta di copia di sicurezza quando i file vengono aperti da un utente, qualsiasi file, fa una copia di sicurezza che lui utilizzerà nel caso in cui il processo si dovesse rivelare come malevolo in corso d'opera. C'è un piccolo video anche su questo. Allora, io qui ho il mio sistema sempre a destra e una macchina che attacca a sinistra. Il sistema è protetto con l'endpoint. Adesso io vado a togliere tutte le funzioni di exploit prevention, mitigation, eccetera, e lascio solamente la parte, quella anti-ransomware come proprio ultima, solo quella lascio, per far vedere come si comporta. A questo punto lui chiaramente va a verificare qual è l'IP della macchina, perché mi serve di capire ovviamente a chi lanciare l'attacco. Quella è una macchina che attacca, sfrutta un exploit conosciuto, si chiama Eternal Blue, e lo lancia sulla macchina, su questa macchina qua. L'exploit quello che farà, lancia anche un processo ransomware, quindi fa anche cifratura dei file. A questo punto lui, una volta lanciato, su questa macchina viene segnalato il problema. Non si è visto che è talmente rapido, sapete che queste cose sono molto rapide, quindi nell'arco di pochi millisecondi fanno diversi danni. Però quello che vediamo è che ci sono, oltre a dei file JPG, quelli ripristinati, ci sono tre file che quelli sono stati cifrati. Quindi è con l'estensione WNCRI, sarebbe WannaCry. Quindi quello lì significa che in quel momento quella macchina è riuscita a cifrare tre file, perché comunque prima che si è accorto che il sistema era malevolo è riuscito a cifrare tre file, può succedere 3-4 riesce a farlo come ultima spiaggia, però l'ha ripristinati, l'ha inseriti all'interno della cartella, quindi desert.jpg è il primo e anche quell'altro. Quindi quei tre file sono stati ripristinati da quella memoria che vi dicevo che viene utilizzata dal sistema Sophos per fare questo tipo di lavoro. Ok? Questo fa vedere l'ultima del punto. Un altro aspetto che fa la soluzione di endpoint è anche l'analisi di quello che è accaduto. Comunque lui dice ok, io ho rilevato magari un attacco su una macchina, l'ho bloccato, però vediamo un attimo da dove è partito, cioè nel senso qual è stato magari il motivo che ha lanciato questo tipo, il primo aspetto che ha lanciato questo tipo di attacco. E questo mi aiuta perché esiste una pool di analisi che si chiama proprio root cause analysis, quindi proprio l'analisi della radice del problema, che mi dice non solo da dove è partito, o meglio, mi dice qual è il processo iniziale, in quel caso, per chi non lo legge, mi dice Outlook. Ma Outlook non è il processo malevolo, attenzione, è il processo da cui tutto è partito. Quello quindi mi fa capire che Outlook, che l'utente ha aperto una mail malevola. Da lì lo capisco. Poi non solo, poi mi dice anche l'utente, la macchina, l'orario e tutti i vari, i vari parametri per riconoscerlo. Infine mi fa anche un'altra cosa, mi fa anche un quadro, adesso mi chiedo, ok, che cos'è questo disegno? In realtà comunque va interpretato in questo caso, ma comunque mi dice, quindi da dove è partito, eccolo qua, questo è Outlook, mi dice che cosa poi è successo successivamente, mi dice che è stato aperto un file, in questo caso bla 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 punto zip, che era un file allegato, mi dice che quel file ha aperto un altro processo, che in questo caso era un processo per aprire il file zip, che è l'Explorer, mi dice poi che è stato aperto al suo interno un altro, uno script, quindi un qualcosa che potenzialmente malevolo, ma non è detto. Poi ancora che è stato quindi lanciato, perché è stato aperto il processo di lancio degli script, e così via, fino ad arrivare al processo vero e proprio, che è quello di esecuzione poi dell'aspetto malevolo. Ok? Che anche qui magari è poco leggibile, però è un pallino verde con un API di un processo con un pallino blu sopra, che è proprio il motivo scatenante. Giusto per darvi anche un'idea, che c'è comunque a corredo, essendo processi non conosciuti a priori, che dicevo non interviene con la parte antivirus tradizionale, questo interviene con quella comportamentale o exploit prevention o addirittura machine learning. Quindi tutto questo va corredato con una tool di analisi per capire cosa è accaduto. Vi ricordate che vi ho detto come è fatta una data breach notification al garante? È un documento che tra le tante cose deve spiegare che cosa è avvenuto, come, perché,
che cosa ho fatto io poi per, diciamo, mitigarne le conseguenze e quali dati ho estratto. Questo strumento, solo con questa schermata, ci dà quasi tutte queste informazioni, dico quasi tutte perché in realtà poi ce ne sono anche altre, però ci dà parecchie di queste informazioni. È il grafo che mostra come si è propagato l'incidente, ci aiuta anche ad applicare immediatamente, oltre a fare poi il rollback e recuperare i miei file, ad andare ad applicare immediatamente delle contromisure per evitare che questa minaccia si riverifichi e che ci siano conseguenze ancora peggiori. E vi ricordate uno degli attacchi più grossi che c'è stato l'anno scorso, quello al sistema sanitario nazionale inglese? Che danno che ha fatto? Loro non solo non riuscivano a capire esattamente cosa era accaduto, ma non avevano la minima idea di come fosse accaduto. Solo dopo hanno capito poi che la piattaforma, che l'infrastruttura era una follia, era una big internet in cui il primo client del medico di famiglia bucato è andato a distruggere l'intera infrastruttura. Quindi lasciamo perdere avere uno strumento del genere, ma anche solo capire cosa è successo e porre rimedio era un'operazione drammatica. Nelle 72 ore previste da GDPR sarebbero stati anni luce distanti. Quindi questo serve anche a definire meglio quello che è accaduto e produrre questa reportistica. Vado avanti. Passiamo al terzo tema, il discorso dell'Enterprise Mobility Management. Abbiamo visto che le aziende al giorno d'oggi devono gestire una pletora di problemi connessi ai dispositivi mobili. Ad esempio devono definire, oltre che delle policy, anche delle procedure operative, delle tecniche, per andare a gestire device persi o rubati. Quindi ad esempio erano protetti da, avevano delle policy locali sul dispositivo che gli imponevano un PIN complicato, oppure posso andare a fare una cancellazione, un blocco da remoto, geolocalizzare il dispositivo, ad esempio l'utente se l'è perso dentro casa, magari non è necessariamente finito nelle mani di un'altra persona. Come posso gestire l'intero parco di dispositivi aziendali? Ci sono aziende che hanno migliaia di questi dispositivi e gestirli è veramente una roba da mal di testa. Ad esempio c'è il problema dell'Enterprise App Store. Ogni azienda potrebbe avere una serie di applicazioni realizzate internamente o certificate che vogliamo far scaricare agli utenti direttamente dal nostro App Store e non da quelli pubblici, perché sappiamo bene che più su Play Store di Google che sull'App Store di Apple capita spesso che gli utenti scarichino delle app farlocche. Pensate al caos che c'è stato recentemente con la finta applicazione di Spotify Premium, che gli utenti scaricavano per utilizzare gratuitamente, se così si può dire, il servizio. Noi non sappiamo se quell'app conteneva del malware. Pensate ai giochi craccati, succede quotidianamente. L'utente va ad installarsi senza alcun controllo, senza alcuna regola, queste app e vanno a devastare tutto ciò che è la sicurezza del dispositivo. Un altro degli aspetti è che questi utenti con i propri dispositivi aziendali o personali anche vogliono accedere ai servizi IT dell'azienda, quindi vogliono scaricare la posta, vogliono accedere ai documenti condivisi, vogliono navigare magari sui siti. Quindi è necessario andare a distinguere nettamente cosa è aziendale da cosa è personale. E questo ancora di più con la politica del Bring Your Own Device. Sappiamo che ormai è più facile che l'utente disponga dell'ultimo iPhone uscito rispetto a quello al telefono magari Android che gli dà l'azienda. E quindi il risultato è che preferisce usare il suo dispositivo personale anche per scopi aziendali. Ma lì diventa molto complicato andare a gestire questo dispositivo. Attraverso ad esempio del Safe Service Portal possiamo fare in modo che l'utente se lo autogestisca a patto che accetti delle policy aziendali che gli impongono delle regole, tipo va bene, il tuo dispositivo non deve essere jailbreakato, rootato che sia, non devi avere app che sono blacklistate, non devi utilizzare, ad esempio sei costretto a utilizzare delle regole per il PIN, per la protezione. Questo per evitare che l'utente faccia danni veri quando utilizza il dispositivo ibrido aziendale e personale, ok? Giovanni, di nuovo. La soluzione
e Sophos Mobile, che è un'altra delle soluzioni quindi del pacchetto del portafoglio Sophos, è una soluzione quindi che serve per mettere in conformità con delle politiche di sicurezza i dispositivi mobili. Ma non solo, come vedete, parliamo non solamente di Apple, iOS e di Android, ma parliamo anche di Windows e Mac. E comunque i portatili, soprattutto quelli ultrabook, comunque i portatili quelli piccoli, fini, ma anche ovviamente i MacBook di ultima generazione, sono visti in ottica mobilità. È giusto, secondo me, vederli in un'ottica di mobilità. Quindi non solamente come degli oggetti da ufficio statici, ma proprio da gestire, anche perché hanno i servizi di localizzazione che si possono attivare come se fossero effettivamente dei device mobili. E effettivamente la soluzione mobile è una soluzione centralizzata anche questa, con una console web, da dove è possibile gestire, profilare i dispositivi, gestirli, assegnarli ad utenti, fare le politiche di sicurezza. E in più mi permette di creare quei vincoli di sicurezza legati ai dati, quali per esempio le email, ma non solo la mail, ma anche i contatti aziendali, il calendario aziendale, in un'ottica quindi di contenitori aziendali all'interno di un dispositivo che può essere anche privato. Questo è il concetto. Perché contenitori? Perché di fatto questi qua sono contenitori che hanno a loro volta dei sistemi di sicurezza. Per esempio, oltre ad avere un sistema di sicurezza in più, che può essere anche quello biometrico, quindi appoggiarsi ai sistemi biometrici del dispositivo, però mi permette anche di bloccare l'accesso a questi dati qualora il dispositivo diventasse non conforme alle policy aziendali. Immediatamente, quindi io il dispositivo ce l'ho, però magari non è più conforme per qualche motivo, c'è la possibilità di inserire una serie di motivazioni, e a quel punto l'accesso a questi container viene automaticamente negato, per un'ottica di protezione del dato. Questo è il servizio email, quindi la parte, come dicevo, email, contatti, calendario. Il workspace che già conosciamo perché l'abbiamo visto prima per la parte di cifratura è lo stesso, identico. Io qua posso crearmi non solo quindi agganciarmi ai cloud storage pubblici o privati che siano, ma posso anche crearmi una sorta di corporate, di contenitore corporate per i dati, per i file aziendali, sicuro ovviamente. E quindi voglio condividere con i miei dipendenti, voglio condividere dei dati, dei file aziendali, lo posso fare in maniera sicura tramite questa soluzione qua. E in più anche il corporate browser, cioè la possibilità di creare una sorta di collegamento, quindi di favoriti tramite questo browser aziendale, dove io magari pubblico la mia intranet o i servizi aziendali interni direttamente da questo sistema. Questo lo fa sempre il servizio workspace. E in più mi permette la soluzione di far accedere autonomamente i dipendenti con le proprie credenziali di dominio per autoregistrarsi il proprio dispositivo personale, quindi nell'ottica BYOD. Io posso dire, ok, è il tuo dispositivo, mettilo qua dentro, sarai soggetto a delle policy aziendali, deciderò io quali, e comunque avrai accesso ai servizi aziendali direttamente dal portale. Okay?